tutti ragazzi e ben ritornati nel mio canale, io sono Gabbo97Forever ed oggi siamo qui col sesto episodio su Need for Speed Most Wanted. Vedo che questa serie vi sta piacendo molto e questa cosa mi fa veramente molto piacere, quindi continuerò a portarvi in bomba altri video. E quindi signori, grazie di tutti i commenti positivi, di tutti i like, consigli che mi avete lasciato sotto i video e adesso andiamo a battere l'undicesimo rivale della Blacklist. Allora, per batterlo dobbiamo praticamente sfidarlo su due praticamente circuiti, da come ho capito, sono delle gare di tipo circuito, quindi andiamo subito. Come avrete potuto notare dall'intro, signori, la macchina nuova è questa bellissima Toyota Supra. Ho veramente deciso di cambiare completamente stile della macchina perché ormai mi ero stufato della Chevrolet e adesso guardate chi mi ritrovo contro. Madonna, guardatelo proprio, proprio fiero con i suoi scagnozzi, con l'Eclipse. Lui si crede figo, ma noi siamo più forti. Soprattutto perché ho stramodificato questa Toyota Supra. Bene, prima di cominciare a commentare diciamo questa gara in live, voglio innanzitutto dirvi di passare per il canale di Agostino Cirillo. Questo ragazzo è veramente fenomenale e diciamo che sul tubo tratta un genere che diciamo generalmente su YouTube è trattato da molti, ma allo stesso tempo anche da pochi relativamente, dato che siamo in tantissimi a portare il genere del gaming. Lui invece si occupa di musica, e per musica intendo dire soundtrack per la gran parte. Lui è veramente, ma veramente molto bravo. Crea soundtrack e canzoni in stile praticamente epic e ambient, da come mi ha spiegato lui, ma vi posso dire che sono qualcosa di epico. Tra l'altro sono tutte cose senza copyright, anche se le crea lui. Basta che praticamente quando li inserite all'interno dei vostri video specificate che le avete prese dal suo canale, ma vi posso dire che veramente fa di quelle soundtrack fantastiche che si adattano magari con giochi medievali, giochi di guerra e così via. Allora, quindi mi raccomando, passate per il suo canale, vi metto il link in descrizione ed iscrivetevi, ragazzi, veramente ne vale la pena, veramente molto bravo in ciò che fa. Allora, adesso siamo qui presi con la gara contro Big Low. Ok, prendiamo sta scorciatoia. Allora, funziona veramente molto bene la Toyota Supra, ma noto subito che mi hanno inibito il NOS per questa gara. Fantastico, vogliono renderti tutto più difficile e sanno come fare. Allora, abbiamo due giri su questo circuito, quindi si preannuncia un tracciato abbastanza lungo per darti solo due giri, e non tre o quattro, quelli che sono. Allora, prendiamo bene anche queste curve. Sì, come non detto, vabbè, è un ragazzo un po' tosto commentare e guidare a volte allo stesso momento. Capita di distrarsi in una delle due cose. Allora, la macchina vedo che risponde bene ai comandi. Allora, io sono qui che cerco di tenergli testa. L'auto non so per quale motivo continua a sgasare. Mamma mia, ma guardalo come si mette in mezzo. Allora, vediamo un po', schiviamo un po' queste macchine. Signori, attenzione, dobbiamo recuperarlo, anche lui taglia per questa strada. Vediamo, 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 schiamo il taxi. Dio santissimo, guardalo, non si vuol far superare, eh. Corre lui con la sua Eclipse, mica da sottovalutare qui il ragazzo. Allora, vediamo se anche lui applica il taglio, sì, lo applica pure lui. È più intelligente rispetto agli altri della Blacklist, le cose cominciano un po' a complicarsi. Allora, schiviamo il furgone, gli andiamo addosso perché fa figo andare addosso agli avversari. Qui cerchiamo di prendere bene la curva, ok, ci siamo riusciti. Lui intanto butta giù cartelli a caso, perché sennò non si sente abbastanza fiero. Allora, curva, mio Dio, tagliamo qua sull'erba, applichiamo la scorciatoia nel modo migliore possibile. Non riesco a capire se mi si è buggato il NOS, perché la macchina continua a sgasare ogni tot. Non riesco a capire se è la gara che mi ha inibito il NOS o se è il gioco che mi si è buggato mentre registro. Fantastico. That bug in a video. Proprio ci servivano. Vabbè, in qualsiasi caso vedo che anche senza l'utilizzo del NOS riusciamo comunque a cavarcela normale. Allora, siamo in autostrada, cacciatissimi, limite 60 mph, che credo corrispondano a 110 km/h, qualcosa del genere, forse meno. Ok, siamo arrivati primi in questa gara, a 200 km/h, proprio tondi tondi. Bene, continuiamo. Adesso dovremo andarlo a sfidare sulla seconda gara, sempre circuito. Ecco lì, ce l'ho sui circuiti, si vede. Ho
troppo fiero sto ingresso con l'auto gas gas, mamma mia. Adesso ho notato solamente adesso che sulla fiancata dell'avversario c'è disegnata una finissima tigre poco fiera pure lei. GG. Allora, prendiamo bene questo mio dio macchine, ok, schivato pure il palo, anche sto taxi, se era un taxi. Tanto oramai qualsiasi veicolo giallo che vedo nel gioco lo identifico come un taxi, anche se non lo è, vabbè. Spero che la mia macchina vi piaccia, anche lo stile di decalcomania che gli ho messo sul tettuccio, questa sottospecie di tribale, che a me piace veramente un sacco. Credo proprio che il NOS mi si sia buggato, se no non mi spiego il fatto che continua a farmi quella sottospecie di scatto dalle marmitte, che è proprio quello, è proprio lo stesso effetto che si ha quando si attiva il NOS. Wow, beh, bello, tipo una micro spinta ogni tot secondi. Non so se è una cosa positiva o negativa alla fine. Vabbè, intanto stiamo correndo come dei beati deficienti. Attenzione, freniamo. Ok, presa bene sta curva. Evitiamo infatti di andare addosso a furgoni. Ecco, l'altro invece ci è andato addosso, proprio lezzo. Non è una guida auto, amico. Allora, intanto andiamo contro mano perché lui può. Ok, bella curva sotto il ponte. Tagliamo, tagliamo. No, non mi lasciano tagliare. Ah, giusto, che nel circuito. Aia, gira di lì. Oh, guardatelo come mi viene addosso. Tu vuoi. Ah, oddio, è finito in testa coda. Munnalizzo, come dice Zeb. Madonna, ti sta bene. Questo è quello che succede se mi vieni addosso di cattiveria. È proprio rimasto indietro. Oddio, amico, dai i tuoi sogni di gloria. Guarda, sono così fiero in questo momento che neanche prendo la scorciatoia. Bene, siamo, oddio, un giro su tre, però qui la gara mi sa, ragazzi, che durerà abbastanza, quindi non ho idea se riuscirà a recuperarmi, può essere sì come no, tutto dipende anche dal nostro stile di guida, ovviamente. Intanto pick up in mezzo alla strada, giustamente, noi stiamo correndo anche abbastanza fieri, guarda qui come corro senza andare a sbattere contro il nulla, bene. Non voglio prendere le scorciatoie perché conoscendomi mi farei solo del male. Ultimamente noto che le scorciatoie su sterrato le prendo male in sto gioco. Allora schiviamo anche questa macchina. Ok, l'altro ci sta recuperando, ma semplicemente per un fatto che la CPU è organizzata in tal modo da bilanciare la sfida, se l'altro fa un incidente, di riportarcelo al nostro livello. Parte che comunque sarà un centinaio di metri indietro, quindi per ora non raspa niente, nessuno. Innanzitutto in questo momento che siamo più tranquilli anche la guida migliora perché siamo meno tesi, c'è l'avversario che rompe meno, e Dio santo, mio Dio, veicolo rosso che è simile a una Chrysler, poi tra l'altro non ti venisse un colpo. Ecco, l'altro intanto ha approfittato per recuperarci, tagliamo però di qui, oddio, che schivata all'angolino, se lo prendevamo eravamo fritti, ma proprio fritti fritti. Oddio, bene, chicane presa con maestria. Ok, Dio, caccia il freno. Oddio, taglia, schivata micidiale, schiva veicolo rosso come quello di prima. Non dirmi che sei tornato per vendicarti. Allora, vedo in lontananza un furgone. Guarda un po', avevi intenzione di sterzare, l'abbiamo anticipato. Bene, e siamo solamente al secondo giro. Poi ci sarà un altro strafottente terzo giro, intanto per fortuna non siamo scivolati in curva, se no i maledetti testacoda ti rallentano un botto. Intanto l'altro, l'avversario ci ha recuperato, ci sta dietro come l'ombra, noi dobbiamo assolutamente, spero che non prenda la scorciatoia, dimmi no, maledetto, è che io non mi fido sempre a prendere le scorciatoie per un semplice motivo, che ho paura di andare a sbattere contro gli angoli, maledettissimi angoli, odiati dalle macchine dei mignoli. Allora, Dio santo, adesso ti supero in bomba. Vai a cacare. Ecco, bravo, rimani lì dietro e non raspare. Allora, sta curva easy, proprio lunga, nessun problema. Altra curva abbastanza semplice. Qui salita cieca, stare attenti. Boh, no, nessun veicolo del traffico, rompere le scatole. Altra curva molto semplice. No, stavolta la prendo la scorciatoia sperando di non... Vabbè, dai, non è stato proprio... Lui non la prende. Noi tagliamo però di qui, stammi dietro, ti prego, a parte che non siamo ancora all'ultimo giro, ma mi sa che adesso mi darà un po' di filo da torcere, secondo me sì. Allora,
Via, 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 corri come il vento, che nessuno ti ferma. Ok, frenare di nuovo, applicare che schiva la macchina. Il no sbaggato mi gusta assai, mi dà sempre delle micro spinte molto utili. Wow, che bello, quando uno decide di registrare c'è sempre qualche piccolo problema. L'altra volta la registrazione laggava, ho dovuto fare una serie di tagli delle parti migliori, e questa volta il NOS decide di giocherellare da solo. Wow, fantastico, Death Game, 10-10 IGN. No, a parte che è un gioco veramente bello, ma sti bug ogni volta si presentano nei momenti meno opportuni. Cioè, quando gioco senza registrare, neanche l'ombra di un minimo errore. Appena uno magicamente attacca la registrazione, voilà, tutti i bug più possibili immaginabili si presentano a volontà. Quel veicolo no, bravo, hai deciso di girare dalla parte giusta. Innanzitutto prendiamo bene, oddio, la, no, non era questa curva maledetta, ma è questa. Madonna, tu pensi di starmi davanti per troppo, invece tra poco ti supererò. No, no, signori, non possiamo permetterci questo schiaffo da parte dell'avversario. Come adesso, tac. Ok, voglio prendere la scorciatoia pure io, ma l'ho presa male, quindi me la allungo e basta. Oddio, signori, ho fatto cadere qualcosa, sì, che bravo ragazzo che sono. Questa è educazione civica, civile come cavolo si suol dire. Dai, pick up in mezzo alle scatole, superato il pick up, tanto lui non fa parte della gara. Oddio, 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 sta tirando come un beduino nel deserto. Dio mio, giuro che... Mangiati il picato, tienitelo. Mio Dio, derapata style. No, nessuno di noi due prenderà la scorciatoia. Tu stanti indietro, che siamo ai due ultimi curvoni finali, prima del rettino al traguardo. Tutto dipende da come prendiamo questa curva, e l'abbiamo presa bene. Tu stammi dietro, ti saluto. E arriviamo al traguardo, primi. E devo dire, mamma mia, una gara abbastanza lunghetta, quindi insomma tre giri, 203 km orari, quindi non male come velocità. Bene, lui defeated come tutti gli avversari che abbiamo già sfidato. Bene, adesso abbiamo due marker, questa volta voglio potenziare la macchina senza né e senza ma. E bene, allora, vediamo una parte di prestazioni, gomme, va bene, grazie. Parte rimanente, vabbè. Cerchioni, vabbè, non male, signori. Adesso andiamo a introdurre chi sarà il nostro prossimo avversario, che sarà il decimo della blacklist. Vediamo, eccolo qui, Baron, il barone. Vabbè, barone, non ci spaventi. Allora, signori, se questo video vi è piaciuto, lasciate like, non dimenticatevi di iscrivervi, e ci si vede alla prossima. Bella, ragazzi!